Ciao, benvenuti in un nuovo video. Io sono Lilla. E io sono la mamma di Lilla. E sono in compagnia di mia mamma perché oggi è un video creativo su materiale creativo, come facevamo un bel po' di tempo fa e vi piacevano sempre un sacco. Siccome la mamma è la persona più creativa che io conosca, doveva essere qui con me. Troppo buona, troppo buona. No, è vero. Allora, aspetta un attimo, voglio far vedere una cosa. Quindi, argomento, lo sapete perché l'avete letto dal titolo, è resina. E voglio rispondere ad una di voi che mi ha chiesto se continuerò a fare creazioni sul mio canale. Certo che sì, assolutamente. Qua c'è la fascetta di consegna in 24 ore, infatti tipo io ho pagato fascia 24 ore. Sì, 24 ore. Ci ha messo 3 giorni, quindi non so in che universo siano loro, ma nel mio 24 ore sono 24 ore, ma non importa. Cioè sì, importa, ma mi interessa tantissimo guardare cosa c'è qua all'interno. No, stai già guardando. Io posso. Allora, io so che cosa c'è, però non ho ancora visto, quindi pesco così come me li hanno messi. Allora, ho ordinato dei colori che mi sembrano bellissimi. Adesso te li faccio vedere. Belli. Allora, guardiamoli tutti da vicino. Io li ho presi, sono dei pigmenti in polvere per resina. Io vi giuro, mi aspettavo dei barattolini più piccoli. Perché sono 10 grammi. Guarda questi quanto sono molto belli. Questi colori sono fantastici. Non sto usando luce artificiale in modo che siano più veritieri possibili. Questi vanno bene sia per la resina che per i tuoi mobili. Mia mamma è una super restauratrice di mobili e questi penso che avrò un sacco di mobili super restaurati per me grazie a questi pigmenti. Mi piacciono, a fine video li usiamo, quindi vediamo anche come sono. Ok, mancava questo. E sono a base di mica, quindi cioè figatissimo. A base di? Mica. Quindi, primo acquisto questo, secondo acquisto io pesco a caso dal barattolo. Oh, finalmente! Allora, quando ho fatto l'ordine, questo deve essere l'UV gratuito. C'era questa promozione per cui arrivava anche una resina UV gratis, quindi questo è il nostro. UV? Cioè, contro i raggi solari? Si catalizza con i... E poi questo che volevo da morire, l'avevo già detto a mia mamma diverse volte. Questo qua l'ho preso, è un bicchierino, tra l'altro vedo che è anche graduato, per sciogliere, per mischiare la resina, perché ragazzi mi dava troppo fastidio usare e gettare i bicchieri di quelli che noi chiamiamo di carta, ma sono di plastica, quindi sono ancora meno riciclabili, tra l'altro, però noi continuiamo a chiamarli di carta. Allora, olè, che carino! Questa è resina. Ho comprato una resina un po' più facile di quella che uso adesso perché è un rapporto 1-1 tra A e B, perché quello che usavo, che ho usato fino adesso, devo fare dei calcoli che c'è neanche Einstein. E quindi tu in matematica e già io la matematica andiamo proprio su due rette parallele diverse. Quindi queste che mi sembrano molto carina. Poi vediamo come funziona. Cioè come funziona. Sì, sì, sono curiosa. Poi, oh che bello, mi hanno messo il pezzo forte per ultimo, scusate vi sposto ragazzi, via, perché ho preso, c'è ancora una cosa che io adoro, che sono rimasta sparaflesciata quando siamo andati a New York, mamma, sono rimasta colpita, detto in italiano, ed era un negozio di... cristalli, di perle, cristalli, insomma era una roba bellissima, ho fatto anche un video ma non l'ho mai pubblicato perché è così bello che l'ho voluto lasciare solo per me. Si possono fare le perle anche. E qui, e qui però ho preso questo cono per fare i ciondoli a forma di cristallo. È vero. È sfaccettato. Sì, è sfaccettato, secondo me verrà benissimo, questo lo proviamo subito. Oh, mistero dei misteri, mi sono comprata il kit completo per lavorare la resina UV e alcune cose però le mettono, cioè quasi tutto viene messo a caso, quindi io non so cosa ci sia francamente. No mamma, i bottoni, signor Resin Pro, come hai fatto? Mi hanno ascoltato. No, non so come avete fatto, noi stiamo facendo, aspetta, ferma il video. Oh, allora, signor Resin Pro, tu sei veggente, questo mi è venuto casualmente, ma io tutto quest'ordine l'ho fatto perché mia madre, per un maglione che sta facendo, mi ha chiesto dei bottoni, quindi io avevo assolutamente bisogno di questo, non ci possono scioccata, bellissimo. La magia, bello. Va bene, perfetto, perché qua avevo fatto degli altri bottoni, guardate che belli anche questi da mettere
come spille come o come, spinta, come, decoro. Insomma, come decoro, quindi wow. Ok, questo, oh che bello anche questo, vedi, puoi fare diamantini. Collane. E non solo, è bucato, oh, bellissimo, cioè è il coso per il filo. Ecco, questo stampo, lo facciamo subito questo stampo. Mamma, stai mangiando? No, no. Ma se tu, profumi di cioccolato. Ah, io sempre. Non è vero. Allora, oh che carino questo, questo sembra un, sembra Magicani. Questo è un cigno, questo è per lavorare, per fare ciondoli. Hanno un nome che non mi ricordo, che io chiamo tipo Belzebù, ma si chiama. Questo, guarda. Cos'è questo? Un fungo. No, io non capisco. Un pinguino. No. Perché mi girano così? Ah, ma da no, questa è parte. Ha un profilo di donna. Che bello. Poi, questi sono sempre una carrozza. Bello. Questa è mia, questa me la faccio per me. Poi ci sono le altre, guarda. Che bello. Ah! Ma che presepe? No. È Castello della Principessa con la... Ho messo la stella, la cometa. Ma basta, tu e tuoi... Che fantasia. Sì, poi c'è l'arcobaleno, la nuvola. Questo è il forum. Questo è tuo fratello. Un'amica della bilancia. Gemelli. Gemelli, mio oddio. Va bene, tanto questo tagliamo sto pezzo prima che lui si arrabbi. Allora... Una koe, ragazzi, ma avrei voluto anche questo. È un pesciolino, le koi, carpa koi. E vi giuro, sono in fissa con le carpa koi. Oh, questo me lo fa. Bello me questo. Lo fai, questo bello. È la boccetta dell'epracaurum. Si dice in italiano. Vabbè, avete capito. Vabbè. Di quello che è alla fonte del. Qui ci sono. Ci sei. Aspetta. Tu qua! Sì. Aspetta, sto raccontando una storia bellissima sulle procauri, come si chiamano i tizi che vanno a cercare l'oro alla fonte dell'arcobaleno. Vabbè, avete capito. Sono loro. I pepitari. Le procauri. No, non si chiamano. Ma cosa hai trovato? Oh. Ci sei tu, guarda dentro, ci sei tu. No, che carini. Glitterini. I glitterini, a forma di stella. Belle queste. Queste sono bellissime. A parte che sono belle le boccette. Uno, mamma mia. Due, questo verde. Noi ci facciamo le collane per quest'estate. Bellissimo. No, dobbiamo fare anche le cose per Freddy. E questo. Uh-huh. Alla fine, quindi. Tutum, ok. Comunque queste sono scioccate. Qui c'è anche, grazie al cielo, la lampada. Perché questo, sì, questo viene catalizzato dalla luce del sole, ma in questo periodo, grazie ai cambiamenti climatici, non c'è il sole. E c'è invece questa lampada che secca in pochi minuti, poi andrò a leggere. Funziona anche come torcia? Io non la userei come torcia, ecco. Okay. Questo è molto bello, mi piace il fatto che sia sotto vuoto, perché nel caso perdesse un po' di liquido è tutto... sigillato, visto che c'è anche questa qua piccolina. Vediamo un po', no stop, crea no stop perché tu non ti puoi fermare, trasparente 25, questa è da 60, volevo vedere se c'era tipo della durezza, ecco, si catalizza in 120 secondi, beh ragazzi proviamo subito qualcosa. 120 secondi sono 2 minuti, 2 minuti. Allora, apro questo perché voglio realizzare un diamantino, poi... Ho messo le pile perché la torcia arriva senza pile e da che parte? Ah, è giusto. Come la luce del dentista. Ok, sì, anche quando andate dal dentista per gli apparecchi, eccetera, con le resine, perché è una resina. Bene. Allora, mi sono messa i guanti e faccio un primo strato leggero di resina UV. Ah, è trasparente. Trasparente, quindi tu con tutti i tuoi colorini poi. Ah, ecco. Bene. Io ne metto un po' perché sono sempre abituata a fare un primo strato. Dunque, ho messo un po' di resina sulla carta e adesso ancora un goccino perché è super pigmentata, però. Non esce. Ah, sì. Inizia a girare. Okay. Inizia a mischiare. Così vediamo la. Ecco. Guarda quanto, guarda ragazzi, micron abbiamo messo ed è super bellissimo il colore. Colore stupendo. Ok, vedi? Ma che bel colore, mamma mia. Allora, vado di. Guardate come bellissimi. Sale tipo un fumo che ha un odore abbastanza tipico. E noi abbiamo aperto la finestra. Mm-mm. Si è già solidificato, non è passato, sono passati quei 2 minuti. Fallo asciugare bene. Lo faccio anche dall'altra parte.
uscendo. Si può fare anche così? Perché è trasparente. Allora, ho fatto 2 minuti come c'è scritto sulla resina, la lascio raffreddare perché sì, è calda, molto calda, più calda della resina quella 24 ore, quindi la lascio raffreddare. Nel frattempo vi volevo dare un'indicazione che forse vi può servire, questo che io sul sito pensavo fosse nero, in realtà è un colore che varia. A mia madre dice sembra color caffè, sì, a me sembra sì. Color oliva taggiasca. Insomma, siamo lì. Non vi aspettate il nero, ecco, questo è quello che volevamo dire. Fatemi sapere se c'è una creazione che vorreste vedere, un tutorial sul canale, e fatemi sapere anche qual è il pezzo che vi è piaciuto di più. Allora ragazzi, abbiamo fatto 2 cosine, andiamo a sformare la prima, vediamo un po'. Vado. Cose base, sì. Oh, c'è il picciuolo. Bello. Bello. Bellissimo. Allora, non so se si notano le sfaccettature. Comunque sì. Ci sono. Ok. Bellissimo. Per primo esperimento, dai, non è male. Un pochino per il filo. Sì. Allora, andiamo a vedere questo che è il primo bottone che ho fatto. Bellissimo. Caspita. Bello. Questo è il contrario, eh. Questo qua è la parte no, ma vera. Qua. Bellissimo. È molto carino. Allora, niente, bello. Qua ci... Aiuto. Mi ha fatto queste 2 cosine giusto per sperimentare subito. E se vi va, troverete altri video sulla resina. Comunque volevo condividere con voi tutto questo bottino artistico. Noi ci fermiamo qua. Sì. Ci salutiamo. Ciao. Grazie per piacere, questo video. Piacere. La ringrazio, signora. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao Glitter. Ciao Glittersini. Scartiamole insieme, almeno se mi viene da piangere posso piangere con voi. Direi che sono super contenta del risultato. Qui non so se si vede, ma il cuore è tipo blu oltremare.